La grande storia presenta Ventennio segreto. Fascicoli segreti, minacce, accuse di oscenità. Gerarca contro gerarca, amante contro amante e l'accusa di omosessualità come arma politica. Nuovi documenti e interviste esclusive ci raccontano la macchina del fango della propaganda fascista. Soldi, 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 tanti soldi. Mazzette, soldi in nero, giganteschi conflitti di interesse, clientele, nepotismi, favoritismi. Una volta si diceva, almeno i fascisti non hanno mai rubato. Ma come vedremo, non è così. E infine la storia segreta della regina di Maggio, Maria José. La bella principessa, ribelle, anticonformista, spregiudicata. Storie imbarazzanti, amori impossibili, avventure incredibili, amanti impensabili. E per cominciare, la macchina del fango. In epoca fascista, gli omosessuali sono considerati affetti da una vera e propria infamante patologia. Per loro c'è il confino, o perfino il manicomio. Il manicomio è un'istituzione molto utile per allontanare delle persone indesiderate, perché ovviamente non c'è necessità di un processo, non c'è necessità di un dibattimento giudiziario e quindi diventa un luogo per, in maniera sbrigativa, disfarsi delle persone che vengono ritenute in qualche modo pericolose o comunque non conformi ai dettami del fascismo. A volte non serve neppure che l'accusa sia fondata. Basta mettere in moto il meccanismo della calunnia per distruggere la reputazione di personalità anche molto importanti. Nel discorso alla Camera del 16 maggio 1925, il ministro della Giustizia, Alfredo Rocco, indica testualmente come uno dei principali compiti dello Stato sia reprimere tutte le forme di deviazione e di degenerazione della morale pubblica e privata. In questo ambito rientra anche l'omosessualità. Nel codice penale, approvato il 19 ottobre del 1930, si evita di prevedere direttamente il reato di pederastia. Certe cose, afferma il giurista, meno le si nominano, meglio è. Il paese è abbastanza sano. Il turpe vizio non è diffuso. I provvedimenti contro gli omosessuali allora rientrano in quelli relativi all'ordine pubblico. In poco tempo, più di 300 persone vengono confinate per questa ragione alle isole Tremiti, alle Egadi, a Ponza, confusamente rubricati come politici o come delinquenti comuni. Per quelli che restano nei luoghi di origine, c'è una quotidiana persecuzione fatta di ammonizioni, diffide, arresti, schedature, interrogatori, pestaggi. Il calvario dei cosiddetti traditori della stirpe include anche il manicomio, che inghiotte silenziosamente un numero incalcolabile di persone. Quelle a cui il regime nega ogni diritto di vita, trovandole in contrasto con i sacri destini della gioventù italica. La giovinezza italica ha dato conferma dell'altissimo clima di fede in cui il fascismo educa le nuove generazioni, baluardo proteso nell'avvenire per il compimento dei destini imperiali della nuova Italia. Mussolini si atteggia a Dendi, fazzoletto ricamato nel taschino, un fiore in mano, ma è solo un gioco.
L'accusa di omosessualità è per lui uno strumento micidiale per allontanare o destituire persone politicamente scomode, per ammorbidire, minacciare, ricattare personaggi anche illustri, per controllare e intimorire ras e gerarchi troppo intraprendenti o, paradossalmente, troppo onesti. Il sospetto di pederastia inchioda, è inappellabile. Vero o falso che sia, è inaccettabile, inammissibile. E le teste a cadere sono tante. Si pensi che la prima è quella di Augusto Turati, chiamato da Mussolini alla segreteria del Partito Nazionale Fascista proprio per svolgere un'opera moralizzatrice dopo la gestione Farinacci. Qui lo vediamo, Borsalino in testa, a Piazza Venezia, mentre saluta i bambini in partenza per le colonie marine nell'estate del 1928. Turati dovrebbe moderare l'ingordigia dei gerarchi. E certo prende il suo compito molto sul serio, fino a pestare i piedi perfino agli intoccabili del regime. Sono in molti a lamentarsi: Costanzo Ciano, Emilio De Bono, Renato Ricci. Ma a tendere la corda al boia è proprio Roberto Farinacci, che attacca Turati dalle pagine del suo giornale, Il regime fascista di Cremona. Come evitare lo scandalo? Intanto Turati, che dal 1930 era anche direttore del quotidiano La Stampa, viene sospeso nel 1932 dal partito fascista. Una punizione non sufficiente a evitare che la strategia della calunnia segua il suo corso. Se ne occupa ancora una volta Roberto Farinacci. Si procura una lettera compromettente inviata da Augusto Turati a una mezzana torinese, proprietaria di una casa di tolleranza. Il direttore della Stampa, infatti, ha avuto l'imprudenza di chiedere alla tenutaria di incontrare, come è avvenuto altre volte, un maschietto. Scatta quindi l'accusa di pederastia. Anche se il maschietto in oggetto non sarebbe un ragazzo, ma una prostituta giovanissima con i capelli tagliati, appunto, alla maschietta. Mussolini lascia che le illazioni partite da Cremona crescano fino a diventare verità. Turati viene bollato come invertito, colpevole della borrita sodomia. Deve abbandonare la direzione del partito. È costretto a abbandonare anche la direzione della Stampa e, quando poi ormai lo scandalo diventa in qualche modo pubblico, viene prima rinchiuso in manicomio e poi successivamente nel 1933 è mandato al confino, un confino dorato, a Rodi, e quindi allontanato poi per tutto il ventennio dalla ribalta politica. Abbiamo visto la singolare vicenda del segretario del Partito Nazionale Fascista, Augusto Turati, accusato di omosessualità, accusato non esplicitamente, ma si sa che Roberto Farinacci, il suo rivale, fece girare le carte che facevano nei suoi confronti questa pesante insinuazione. Solo Turati? Assolutamente no. Anche il suo successore alla guida del Partito Nazionale Fascista, Giovanni Giuriati, fu accusato di omosessualità, e addirittura il principe Umberto. Su di lui Mussolini si faceva fare continui rapporti. L'omosessualità era un tema sotterraneo molto presente ai tempi del regime fascista, e come vedremo fu fatta anche una colonia penale nelle Tremiti, a San Domino, che era riservata esclusivamente agli omosessuali. Un tema che andò crescendo di intensità polemica, ed erano tutte polemiche che avevano un sottile filo conduttore di tipo politico.
Giovanni Giuriati, successore di Turati alla guida del Partito Nazionale Fascista, partecipa a Courmayeur a un raduno di escursionisti alpini. Mussolini si accanisce anche contro di lui. Anche Giuriati, come Turati, ha l'incarico di controllare gli affari dei fedelissimi del regime. Anche lui dovrà pagare a caro prezzo la denuncia della diffusa corruzione. Non solo Giuriati scopre le illegalità commesse dai gerarchi più importanti, fa molto di più. Passa al vaglio l'intero partito fascista e compila una lista di truffatori da epurare. Una lista lunghissima. Come zittire il nuovo e più pericoloso Savonarola? Giuriati viene travolto dallo scandalo insieme al direttore degli uffici di questura della Camera dei Deputati. In una delazione inviata all'ufficio della Polizia Politica si legge: il direttore degli uffici di questura, sfruttando la sua posizione, conduce una vita dissoluta, accompagnandosi fino a tarda notte in atteggiamenti lascivi con giovani militari e con il personale in servizio a Montecitorio. Per la sua pederastia passiva è sempre riuscito a salvarsi perché Giuriati, avendo il suo stesso vizio, non ha potuto agire contro di lui. Giuriati conosce bene il direttore degli uffici di questura, essendo nel 1930, oltre che segretario del partito, anche presidente della Camera. Viene quindi accusato di aver protetto l'amico. Dietro questa campagna infamante ci sono l'onnipresente Roberto Farinacci e Achille Starace, vice di Giuriati, sportivissimo e fedelissimo del Duce. La testa di Giuriati, dunque, rotola, dopo appena 14 mesi di incarico, nonostante da molti sia considerato il miglior segretario della storia del Partito Nazionale Fascista. Fin qui abbiamo visto come lo spettro dell'omosessualità sia stato usato contro eminenti personalità del partito fascista, ma le dicerie sfiorano perfino il colle più alto, il Quirinale. C'è una questione molto scabrosa che serpeggia fin dagli anni 30 in Italia. Una questione così scottante da essere taciuta allora e da venire confinata nel pettegolezzo dopo la fine della guerra e per molti anni ancora. Si tratta della presunta omosessualità del principe Umberto, erede al trono dei Savoia. Voci che correvano nonostante il principe avesse 4 figli con la moglie Maria José e gli fossero attribuite inoltre numerose amanti. Giovane di bell'aspetto e di modi gentili, elegante, a volte un po' eccentrico, chiamato in tutta Europa Le Prince Charmant. Umberto è brutalmente definito dall'Ovra, la Polizia Politica, il principe pederasta. Un'arma di ricatto straordinaria per Mussolini, che non nutre certo simpatie per la monarchia. Quello che infatti è interessante è soprattutto le motivazioni politiche che stanno dietro all'utilizzo di questa accusa da parte di Mussolini. Il vero intento è proprio trovare un'arma per delegittimare la monarchia e per quindi avere anche uno strumento, in caso di successione al trono, per evitare la successione di Umberto. La polizia fascista cerca materiale per avvalorare questa accusa, lettere e missive che accusavano apertamente Umberto di vita sregolata. Ve ne leggo solo alcune che danno però una chiara sensazione di quello che era poi il materiale che arrivava agli occhi di Mussolini. In una di queste del 31 agosto del 1933 si dice ad esempio: il principe ereditario è considerato da tutti gli effetti un pederasta perché al comando generale dell'arma dei carabinieri è arrivata un'accusa di un carabiniere che lo avrebbe denunciato di proposte inaccettabili. Quindi anche qui
documenti su documenti che devono comprovare questa accusa. Ve ne sono alcuni che fanno riferimento anche all'amicizia particolare che intercorre tra Umberto e Luchino Visconti, e poi in un altro del 12 agosto del 32 si legge ad esempio: la voce pubblica a Napoli è poco favorevole al contegno del principe ereditario, che viene accusato non solo di lasciare da parte il letto coniugale e quindi di infedeltà continue, ma anche di essere stato scoperto in flagranza di atti e pratiche omosessuali. Le carte del dossier devono essere state considerate dal duce di tale importanza che le porta con sé nei giorni della Repubblica di Salò. Tenute nella famosa borsa che accompagna il duce durante il suo ultimo viaggio fino a Dongo, sono prese dai partigiani. Queste carte scompariranno misteriosamente, almeno fino ad oggi. Eppure, l'accusa di omosessualità non è solo arma puntata contro Casa Savoia e i potenti del regime, ma è un arpione che Mussolini rivolge anche contro personalità di stati esteri con cui ha normali rapporti diplomatici, per averle in pugno. Non esita addirittura a ricattare anche prelati all'interno del Vaticano e dopo i patti lateranensi. Viene colpito uno degli uomini più influenti d'Oltretevere, il futuro cardinale Monsignor Camillo Caccia Dominioni, maestro di camera di Papa Pio XI. Sulla sua testa pende il ricatto per uno scandaloso processo. Si parla di un processo Brunatto a Luffi. Le dichiarazioni avrebbero chiamato in causa alti prelati del Vaticano e in particolare Caccia Dominioni. Che cosa questo a Luffi avrebbe portato in sede dibattimentale? Monsignor Caccia Dominioni ha fama di essere un pederasta, tanto che fra gli stessi preti lo si accusa di avere avuto relazioni immorali perfino col proprio cameriere. Prima c'era Monsignor De Samper, altro prelato in fama di pederastia, e ora l'ha sostituito Monsignor Caccia Dominioni, che segue le stesse abitudini. Conte Aluffi racconta che una volta Monsignor Caccia Dominioni fu sorpreso nel suo appartamento mentre cercava di eccitare con vini, alcol e mosse oscene due studenti che gli aveva in proposito invitati. Si disse allora che questi due studenti, ancora sotto gli effetti dell'alcol e in stato di semi-ubriachezza, avessero parlato, e si sarebbe saputo così che il Monsignore li aveva attirati in casa con la promessa che avrebbe dato a loro 50.000 lire. Questo episodio venne conosciuto in tutto il Vaticano e si pensò allora di soffocare lo scandalo a suon di quattrini. Quindi è questo, diciamo, uno degli elementi che evidentemente il Vaticano non vuole rendere pubblici, diciamo, attraverso un processo. Faccio osservare che siamo all'indomani anche dei patti lateranensi. Queste carte diventano poi elemento, diciamo, dei rapporti diplomatici, a mio avviso, tra Vaticano e regime fascista. Ancora un'altra storia che riguarda un paese straniero, la Germania. Stavolta più cruenta, dove la minaccia di un processo per omosessualità e pederastia prende alla gola un professore di economia di fama internazionale, Gerhard Dobbert. È un intrigo di spie, ricatti, dossier, una vicenda tinta di giallo. Ovra, Gestapo, fascisti contro nazisti. Siamo nella capitale, Roma. È marzo 1935. Italia e Germania non sono ancora amici. L'asse Roma-Berlino nascerà solo un anno e mezzo più tardi. Per ora, i due dittatori si scrutano. Ognuno vuole penetrare le intenzioni dell'altro. E il Führer invia a Roma Dobbert. È un nazista, ricopre incarichi importanti all'interno del movimento nazista romano. È sospettato anche di essere un informatore della polizia nazista e quindi lo controllano.
E qui arriviamo al punto, questo interessa alla polizia. Dai nostri servizi fiduciari incaricati della sorveglianza del Dobbert è stato scoperto un lato oscuro della sua personalità, lato che non gli fa certamente onore. Il Dobbert, benché ammogliato con un figlio, ha delle tendenze omosessuali con particolare predilezione verso gli elementi giovani. Quindi la polizia va subito al nodo, questo interessa. Il lato oscuro. Anche al Dobbert successe una disavventura che lo portò davanti alla giustizia penale. Viene arrestato quasi in flagrante mentre, come dire, in qualche modo sta adescando dei giovinetti. Un esito non del tutto favorevole del processo gli precluderebbe ogni via di fronte al governo del Reich, che sappiamo come trattava in quel periodo l'omosessualità, diciamo. In questi 19 giorni in carcere, la polizia fa delle avance a Dobbert, gli fa capire, man mano che si avvicina al momento del processo, che se collabora lo scandalo sarebbe stato soffocato. E Dobbert accetta. Che cosa chiedono a Dobbert? Chiedono informazioni, naturalmente, sui nazisti, sui tedeschi a Roma, sulla comunità tedesca a Roma. Quindi siamo a questa comunicazione perché? Perché è il contratto di reclutamento tra le spie fasciste di Dobbert. E ci sono i dati, Dobbert Gherardo deve usare lo pseudonimo Gustavo, scriverai le tue relazioni a recapito Rossi Giacomo, casella postale 1209 Roma. L'omosessualità quindi la vediamo all'opera come una caratteristica utilizzata dalla polizia fascista ai fini di reclutamento nei ranghi delle proprie spie. Faccio notare che il fascicolo porta questa croce. Quando il personaggio muore, per loro questa croce significa che il fascicolo si è chiuso con la morte. Una morte a cui non è estranea la Gestapo. Una morte che per Hitler è ragion di Stato. Pochi giorni dopo essere tornato libero, Gerhard Dobbert è trovato suicida in una clinica di Milano. Tempestivo il questore ne informa la direzione dell'ovra. Germanico Dobbert Gerardo fu Vittorio Est suicidato ieri sera, ore 5, recidendosi vene polso sinistro con lama rasoio Gillette, dicono pure la lama di rasoio, stop. Se, e ne sono convinto, Dobbert è anche un informatore della Gestapo, è anche evidente che questo accordo lo fa trovare schiacciato da due macigni. Da una parte la polizia che adesso lo ha tra le sue mani perché lo può ricattare, la polizia italiana, dall'altra la polizia tedesca che sicuramente ha saputo, non regge e si suicida. Non esiste solo il ricatto brutale che nasce dalla minaccia di un processo, ma anche una forma più sottile, perfino seducente. È il caso in cui Mussolini diventa estremamente generoso nel favorire la carriera di personalità straniere residenti in Italia. Soprattutto se queste hanno punti deboli, come l'omosessualità. C'è un caso clamoroso che è quello dell'Associazione Stampa Estera, che è l'associazione che riuniva tutti i giornalisti stranieri a Roma. Che è importantissima perché? Perché è l'immagine attraverso gli scritti di questi giornalisti, è l'immagine che viene proiettata del fascismo all'estero. E, diciamo che Mussolini riesce ad imporre alla presidenza di questa associazione stampa estera uno svizzero notoriamente omosessuale, questo Hodel, che è uno strumento docilissimo della sua politica nei confronti dei giornalisti stranieri che vivono nell'ambiente dell'associazione stampa estera. Non solo viene ricattato, ma addirittura viene anche finanziato per la sua attività di delazione. Questi che vi abbiamo raccontato
sono casi in cui personalità di grande rilievo vengono tenute sotto scacco con l'accusa di omosessualità. Che si tratti di pura calunnia o che ci siano invece dei fondamenti di verità, in fondo, cambia poco. Ma quali sono invece i provvedimenti previsti dal regime per chi non ricopre cariche di prestigio? Qual è il destino degli omosessuali comuni? Peppinella di Salerno, il soprannome si chiamava Giuseppe in realtà, aveva i suoi amori con i ragazzi locali, era stato segnalato alla polizia perché conduceva una vita scandalosa e per questo fatto fu sottoposto al procedimento del confino. Ecco, le storie di queste persone sono fondamentalmente storie di angherie gratuite, arbitrarie, quello che viene rinnegato dalla famiglia, quello che si sposa, promette anzi al duce che se avrà la grazia si sposerà per dimostrare di essere un italiano e un proficuo attivo, dice nella lettera. Quello che aveva la concessione della tabaccheria, che a seguito di questo provvedimento se la vede revocare rimane senza mezzi di sostentamento. E c'è il caso di Elio, che è un fiorentino che ha una relazione amorosa con un'altra persona, un personaggio straniero, ricco, che entra nel mirino proprio per questo e viene mandato in un paesino della Basilicata. V'è da parte degli omosessuali la totale incomprensione di un fatto gravissimo che si sta diffondendo in Italia. Dalla seconda metà degli anni 30 il regime è diventato sempre più sensibile alle feroci teorie razziali germaniche. Mussolini addirittura ha deciso che alcuni italiani inquinerebbero la purezza della razza. Non già per una colpa, ma per il fatto stesso di esistere. C'è un caso piuttosto chiaro in questo senso, che è quello di un certo Nunzio di Palermo, che viene mandato al confino politico perché è omosessuale. Le autorità del confino mandano una protesta dicendo: guardate, questo non è un politico, questo è un omosessuale. E c'è la risposta con il timbro preso gli ordini dal duce, che dice: no, no, è proprio un prigioniero politico in quanto attenta alla razza. Giuseppe L.P. viene fatto questo ritratto. Dal viso scarno, gli occhi infossati, dalle narici larghe, le labbra grosse. Appare il tipo perfetto del sensuale. La voce non rivela anomalie, ma è la pratica nell'intimo che dà prova della sua inversione sessuale. Nella cartella dei confinati la descrizione anatomica è molto particolareggiata, proprio perché c'è la convinzione che il corpo diventi un po' lo specchio dell'anima e che quindi attraverso il corpo è possibile provare e dimostrare l'omosessualità di queste persone. In questo c'è proprio un tratto lombrosiano, sempre si indugia proprio su questa loro passività e quindi sul fatto di assumere delle movenze e dei tratti prettamente femminili. Quindi a essere colpiti sono soprattutto poveri ragazzi che spesso si prostituiscono e che talvolta si vestono da donne, quindi che effettivamente danno scandalo. Certo, la polizia fascista tratta gli omosessuali inviati al confino con tale disprezzo da schedarli come fossero di una razza inferiore.
l'omosessualità è un aspetto della vita intima anche di tanti agenti dell'ovra. C'è stato un alto funzionario della polizia politica di un certo livello che ha manifestato la propria omosessualità in modo molto esplicito nel dopoguerra, quando in prigione si era follemente invaghito del suo compagno di cella. Beh, questo costa a lui il no reintegro nella polizia. E non può essere diversamente. Le indagini antropologiche affermano che gli omosessuali sono circa il 5% di ogni popolazione. È forza di cose, quindi, che anche nel ventennio gli scandali ci siano, e numerosi, anche se vengono messi opportunamente a tacere. C'è un gerarca fascista di Varese che viene mandato al confino perché allungava le mani con tutti i ragazzi, con tutti i balilla, con tutti i ragazzi della gioventù fascista. Però è anche vero che in un altro caso c'è un operaio, un uomo povero, privo di amicizie potenti, che gira in bicicletta e scrive lettere d'amore a un ragazzo. Nell'interrogatorio viene fuori che questo ragazzo ha contemporaneamente una storia anche con un importante gerarca fascista, il quale protesta che si tratta di calunnia, anzi chiede che la pena di questo uomo venga aggravata proprio perché ha osato insinuare che anche lui facesse queste cose. E va a finire esattamente così: una finisce al confino e quella che non ha potere si becca pure l'aggravante di avere calunniato il gerarca fascista. Come tutte le istituzioni totali, l'istituzione protegge se stessa proteggendo i propri membri. Per il fascismo, l'omosessualità, certo, è deprecata. Ci sono casi, però, in cui chiude un occhio. Riguarda numerosi artisti. A essi il regime applica la tradizione del pensiero ottocentesco. Al genio appartiene la follia. Mussolini li chiama i degenerati superiori, capaci di prestazioni eccellenti nella creatività, ma decisamente infimi nella vita privata. Pensiamo al nome di Filippo De Pisis, il pittore, che fu un personaggio abbastanza esplicito nei suoi amori, che diede anche abbastanza scandalo a Venezia con le sue storie. Era un personaggio che si muoveva tra Parigi e Venezia. Pensiamo invece, su un tono molto più tranquillo, a Sandro Penna, che pubblicò le sue poesie d'amore omosessuali già nel 1936. E arriviamo a realtà come il nazismo, che gli omosessuali li mandava nei campi di sterminio. Ci fosse una direttiva per cui i grandi artisti, prima di essere mandati in un lager, dovevano avere... Prima di poterlo fare bisognava avere il permesso delle autorità superiori. Per vivere al confino, gli omosessuali ricevono un sussidio di appena 3 lire al giorno. Ma non bastano. Riescono a comprarci poco o nulla. Manca il cibo. Mancano gli abiti. Continue sono le suppliche alle autorità di polizia. Alcuni dei condannati sono addirittura rinnegati dalle famiglie. Quelli più fortunati, invece, ricevono pacchi alimentari, vestiario, soldi. Tutto gratis? No. Persino qui non manca il ricatto. Molte di queste famiglie hanno chiesto ai figli che dopo il ritorno dal confino si sposassero per rimettere a posto le cose, ridare una facciata di normalità. Nel caso di Elio, che nominavo prima, avendo qualche mezzo, essendo un artigiano e comunque una persona non di infima condizione economica, si sposa una ragazza incontrata al confine di condizioni economiche poverissime, miserabili, che probabilmente avrà fatto il conto sul fatto che in questo scambio aveva comunque un utile anche lei. Con lo scoppio del secondo conflitto mondiale, tutti gli omosessuali vengono richiamati dal confino e mandati a casa. Non è però un gesto di grazia del regime. Devono semplicemente
andare in guerra. Qui un'altra amara sorpresa. Il codice penale militare è l'unico che preveda il reato di omosessualità. Chi è scoperto verrà messo in carcere. Comunque nell'esercito gli amori omosessuali ci furono. Ci racconta di come a livello di truppa, a livello di soldati semplici, queste cose succedessero, fossero note e fossero fondamentalmente ignorate, fossero vissute fondamentalmente come un qualche cosa che si fa in assenza di donne, ma è una cosa temporanea che non si chiama con quel nome lì. Abbiamo raccontato l'omosessualità esclusivamente al maschile. Ne abbiamo visto le contraddizioni, gli accanimenti, i compromessi. Cosa accade invece alle donne che hanno rapporti lesbici? Che persecuzioni subiscono? Prima di tutto, il fascismo colpisce le donne in quanto donne, proibendo alle aziende di non avere più del 5% di manodopera femminile. Per cui, se povere, non avendo di che vivere, le omosessuali sono costrette a sposarsi e rientrare nella normalità. Le ricche, invece, rimaste nubili, sono considerate delle povere frigide che non hanno trovato il maschio giusto. Latino, ovviamente. E tenute in disparte. Abbiamo un unico caso nell'archivio di Stato che è avvenuto a Perugia. Abbiamo avuto una donna che si è sposata, le dichiara apertamente, per fare piacere alla famiglia con un medico, un professionista. Ha resistito 8 anni assieme a lui e poi ha lasciato la casa e è andata a vivere con un'altra donna più anziana. E la persona più anziana fu mandata al confino politico. Ci fu un grosso scandalo e noi sappiamo comunque che la cosa finì per loro bene perché riuscirono a trasferirsi da Perugia fino a Roma e lì si misero a vivere insieme. La differenza di trattamento tra omosessualità maschile e femminile si spiega con l'ideologia di tipo maschilista del fascismo, secondo la quale la sessualità è qualcosa che viene agita dal maschio e subita dalla donna. Se sono due donne insieme non c'è nessuna sessualità fondamentalmente. Il lesbismo al massimo poteva essere qualcosa di piccante per eccitare gli eterosessuali. Sappiamo che nei bordelli c'era una tariffa apposta per avere due prostitute insieme che facessero determinati giochini. La storiografia del pettegolezzo attribuisce al duce in tutta la sua vita una 60ina di relazioni certificate. Un lungo elenco di amanti più o meno clandestine. Ma le avventure con donne importanti iniziano dalla prima giovinezza. Una delle sue prime amanti è l'attivista socialista russa Angelika Balabanov, che conosce Benito a Losanna, in Svizzera, quando lui è ancora uno sconosciuto agitatore. Lei, allora, lo chiama miserabile vagabondo, ma poi diventa sua fedele collaboratrice alla direzione dell'Avanti. A Milano la logistica è impeccabile. Angelika abita in via Castel Morrone, numero 9. Benito, con la moglie Rachele e la piccola Edda, al numero 18. Dopo Angelika, ebrea, ecco Margherita Sarfatti. Non manca una fiera del libro. La vediamo ai mercati Traianei, a Roma, nell'edizione del 1932. Coltissima, giornalista, scrittrice, anch'essa ebrea. Nel 1925 dà alle stampe in Inghilterra la famosissima biografia Dux, 20 traduzioni in tutte le lingue e un successo epocale che lancia il mito di Mussolini nel mondo. Teorica dell'arte, animatrice della famosissima corrente artistica Novecento, collaboratrice di Mussolini all'Avanti, prima, e al Popolo d'Italia, poi.
direttrice di Gerarchia, la rivista di proprietà di Mussolini. Sarà costretta a lasciare l'Italia con l'avvento delle leggi razziali. Il rapporto di Mussolini con Margherita nasconde anche un episodio familiare scabroso. Tra le testimonianze più interessanti dell'autista di Mussolini, Ercole Boratto, c'è quella su un legame con la figlia di Margherita Sarfatti, all'epoca tra l'altro era minorenne, Fiammetta, e c'è un episodio che ha dell'incredibile. Erano usciti su un motoscafo. A un certo punto, era pomeriggio inoltrato, il motoscafo finì la benzina, imbruniva, e la deriva stava spingendo il motoscafo verso mare aperto. Non c'era modo di comunicare, la scorta era stata allontanata e a quel punto a salvare la situazione fu la giovane Fiammetta Sarfatti, che si buttò a nuoto e con bracciate vigorose riuscì a raggiungere la riva e a dare l'allarme. Quindi in un certo senso possiamo dire salvò Benito Mussolini. Chi invece lo mette veramente in pericolo è l'amore burrascoso con Magda Fontange. Ecco il suo volto. Inviata del quotidiano Le Matin, Magda scrive del dittatore italiano. I suoi occhi hanno uno splendore incomparabile, affascinante. E io sfido chiunque ad affrontarli senza restarne profondamente turbato. Ma Magda è anche un agente dei servizi segreti francesi. Forse anche per questo viene liquidata da Mussolini, seppure con una regalia di 15.000 lire. Il suo vero nome è Madeleine Laferrière Corabeuf. Per il dolore della separazione dal duce, cerca di avvelenarsi. È convinta che a denunciarla come spia sia stato l'ambasciatore di Francia a Roma, Charles Pineton de Chambrun. È l'uomo a sinistra, con il bastone, all'uscita del parco. Nel 1937, Magda attende il diplomatico a Parigi, alla Gare d'Orsay, e gli spara un colpo di pistola che lo ferisce gravemente. Per anni, il duce riceve una donna al giorno, ogni giorno, per un fugace incontro a metà mattina. Vengono tutte scelte, dopo attenta indagine, dalla sua segreteria particolare. E questa processione giornaliera non si arresterà neppure nel 1932, quando legherà a sé e per sempre la sua ultima amante, la giovanissima Claretta. È una storia intensa, fatta di passioni, tradimenti, colpi di scena, ma anche di situazioni grottesche. L'archivio centrale dello Stato ci restituisce la colorita velina di un informatore, nome in codice Francis, che riferisce una memorabile crisi di gelosia del duce. L'incredibile è che a raccontarla a Francis è proprio la mamma di Claretta. Si presenta in lacrime e dice: è scoppiata la bomba. Ha telefonato a casa il duce. Ha risposto la Clara e il duce le ha detto: vi ho telefonato per dirvi che attendo per le ore 11 di oggi vostra madre. Verrò anch'io, rispondeva la Clara. No, soggiungeva il giudice, ma la Clara ha insistito e il duce ha finito col dirle: fate come volete. Infatti alle ore 11 precise io e la Clara ci siamo presentate al Palazzo Venezia. Appena immessa nel salone del duce, questi, rivolgendosi a Clara, ha detto: a voi non vi voglio, statevene lì. E voi, signora, rivolgendosi a me, venite avanti. Quindi blocca Claretta sul fondo del salone e gli dice alla madre: venite avanti. La Clara infatti è rimasta in fondo ed io, portatami vicino al duce, ricevevo invito di sedermi mentre lui rimaneva in piedi. Se non vi sedete anche voi, eccellenza, non posso sedermi io, fa la madre di Claretta. Ma il duce ha insistito perché io mi sedessi e lui invece è voluto rimanere in piedi. Non lascia passare un istante il duce e, guardandomi in faccia, lei mi ha detto che sua figlia è limpida. Limpidissima, ho risposto. Siatene certo, eccellenza. E Luciano Antonetti chi è allora? Si arriva al momento tragico, al momento più alto della tensione. Lui, Mussolini, si rivolge: ormai è finita, non voglio più saperne della Clara.
non l'avesse mai detto, io e Clara scoppiammo in dirotto pianto, invocando perdono. Il duce si è commosso, lo si vedeva, e più delle mie lacrime che di quelle della Clara, la quale nel frattempo si era avvicinata e con le sue parole l'aveva pure commosso. Così la discussione veniva ripresa in tono diverso e finiva con l'appoggiare, come una volta, la testa di Clara sul suo petto. Suo prima minuscolo e poi naturalmente maiuscolo, il duce. Ma non furono soltanto maldicenze o allusioni a strane vicende sessuali. Durante il regime fascista ci fu anche una dimensione del malaffare, degli scandali. Anzi, si partì con questo, perché nel 1924 Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, prima di essere ucciso, non denunciò solo i brogli alle elezioni sempre del 24, non denunciò solo che quelle elezioni erano truccate, ma ritenne di denunciare anche alcuni scandali economici. E c'è chi ancora oggi sostiene che fra i motivi per cui fu fatto fuori, fu tolto di mezzo, ci fossero più quelle denunce degli scandali che le denunce dei brogli elettorali. Ma la vicenda del malaffare nel regime mussoliniano non si limitò alle denunce di Matteotti, ma ebbe infinite accuse, infiniti ritorni su queste allusioni, che allora potevano essere solo allusioni dibattute nel popolo, in ristretti ambienti, perché come è noto non c'era libertà di stampa, la stampa non poteva denunciarle. E una delle famiglie più messe nel mirino fu la famiglia Ciano. Costanzo Ciano, un uomo potente, un uomo su cui Mussolini faceva affidamento, e suo figlio Galeazzo Ciano, il ragazzo che aveva sposato la figlia di Mussolini, Edda, e che essere per una lunga stagione l'uomo del futuro del fascismo. La vicenda drammatica del malaffare durante il regime fascista, ma anche quella della famiglia Ciano, connoterà il ventennio in vari momenti. Tutte le medaglie d'oro della guerra, fiore dell'eroismo italico. Tutta la giovinezza, guidata dal suo duce, poteva sfilare in trionfo per le vie di Roma. 30 ottobre 1922. Due giorni dopo la marcia su Roma, Mussolini ottiene dal re l'incarico di formare il nuovo governo. È il nuovo presidente del Consiglio e lo deve all'ampia schiera dei fedelissimi di sempre. I gerarchi, gli squadristi, i RAS locali. È arrivato il momento di ripagare chi ha creduto in lui, chi lo ha sostenuto nell'affermazione del fascismo, chi per lui si è sporcato le mani. Non solo per riconoscenza, ma soprattutto per assicurarsi l'obbedienza e la dedizione di personalità spesso ambiziose, avide e certo non insensibili all'odore dei soldi. Questo lo sa bene il nuovo duce, qui nel 1923, in una riunione del suo primo governo, che elargisce a piene mani privilegi e incarichi alle camicie nere. Si apre una vera e propria corsia preferenziale per i sostenitori della primora ed è subito assalto alle cariche pubbliche. Le poltrone più ambite vengono destinate ai gerarchi. Ministeri, forze armate, aziende, banche, giornali. Non solo nella capitale, anche nei centri più remoti di provincia. È un comportamento disinvolto, spesso illegale. Per Mussolini sarebbe dovuto rimanere segreto per sempre. Invece sono rimaste tracce, e molte, oggi reperibili presso l'Archivio Centrale dello Stato. L'Archivio Centrale dello Stato conserva soprattutto documentazione che riguarda il ventennio fascista, il regime, perché proprio in quel periodo sia la macchina burocratica, le attività amministrative, ma soprattutto le attività di polizia si fecero
più intense, più incisive, più pervasive. Nei documenti della polizia molte notizie riguardano gli affari, riguardano i soldi, riguarda il modo in cui i gerarchi in gran parte, ma in genere le personalità che contavano durante il ventennio, acquisivano le loro fortune, spesso in modo illecito. Mussolini non fa in tempo a prendere il potere che la corruzione già dilaga. Fascisti, banchieri, imprenditori si buttano come pescecani sugli appalti. E il banchetto sarebbe facile se non fosse per un imprevisto. Un uomo che mette in dubbio il nuovo sistema di potere, dimostrando che nulla è cambiato tra la vecchia classe dirigente liberale e i fascisti appena arrivati. È Giacomo Matteotti, 39 anni, deputato, segretario del Partito Socialista Unitario. A renderlo così temibile dai banchi di Montecitorio è la sua capacità di fornire prove su tutti gli scandali che denuncia. È un segugio. Si muove tra biblioteche, archivi, dossier. Attiva contatti con le lobby escluse dagli appalti che gridano vendetta. Viaggia all'estero. Tutto questo rovina il sonno dei gerarchi e le squadracce fasciste lo aggrediscono per intimorirlo. Ma su che malaffari indaga Matteotti? Il gioco d'azzardo. Richieste di concessione per l'apertura di molti nuovi casinò come a Viareggio, Anzio, Salso Maggiore. Ma anche licenze per grandi alberghi, terme, teatri. Speculazioni in località turistiche e trasporti ferroviari. All'epoca si parlò molto di questa direttissima Firenze-Bologna. Attorno a questa direttissima si erano scatenati molti appetiti. Ora, il documento che qui troviamo nell'archivio dell'ACS proviene dall'Alto Commissario per le Ferrovie, Torre, cioè dall'autorità più alta di quel settore. Torre dice: io ho cercato di impedire la costruzione di quella ferrovia perché? Perché quelli che la dovevano realizzare avevano già stabilito col potere politico un legame fortissimo che significava corruzione. Torna a uscir fuori il fratello di Mussolini, cioè Arnaldo Mussolini. Torre è molto esplicito in questo perché dice Arnaldo che un bel giorno mi mandò l'onorevole Buronzo con una lettera, e Torre dice che conservo, come dire, ho le prove, e con il compito di indurmi a desistere dal mio atteggiamento perché la cessione della costruzione della direttissima alla ditta da lui raccomandata avrebbe fruttato a lui, Arnaldo, una mediazione di 15 milioni. E poi vi è il traffico di armi delle dismissioni belliche dopo la Grande Guerra. Il trucco è far figurare i molti lotti di artiglierie come semidistrutte, da cedersi a prezzi di rottami. Invece sono funzionantissime, vendute sotto banco a stati confinanti come la Jugoslavia. Matteotti indaga. Questo documento è il documento, diciamo, che ufficialmente testimonia la presenza di Mussolini al centro di tutta l'attività affaristica legata ai residuati bellici. Intanto lo stesso Mussolini lo definisce riservatissimo e lo fa entrare, diciamo, nella sua segreteria particolare, carteggio riservato. È un documento che risale al febbraio del 24, è un documento che Edoardo Torre, commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato, che è poi la personalità che sta smobilitando il materiale bellico. Lui scrive a Mussolini: caro Presidente, le 250.000 lire che ebbi a consegnarti poche sere or sono provengono da una vendita di materiali esistenti in magazzini di corpi d'armata. Vendita fatta alle corporazioni fasciste. È un documento che mette sotto accusa anche la funzione lobbista delle corporazioni fasciste. Loro che cosa fanno? Ricavano 500.000 lire.
250.000 se le tengono per sé, 250.000 le danno a Torre, che Torre appunto poi trasmette sostanzialmente a Mussolini dicendo fanne quello che vuoi. Questi sono documenti di una gravità inaudita. Questi documenti, in mano, faccio un esempio, in mano a Matteotti, avrebbero rappresentato la fonte di una crisi governativa. Avrebbero detto, avrebbero consigliato a Matteotti di dire in Parlamento, signori, Mussolini è un ladro. Matteotti non lo sa. La CECA, la polizia segreta del Partito Fascista, guidata da Amerigo Dumini, con la supervisione dei gerarchi Giovanni Marinelli e Cesare Rossi, ha preso a pedinarlo. Un oleodotto di 1600 metri per il discarico diretto delle petroliere di grande tonnellaggio che in tal modo per la prima volta si potranno ancorare in mare aperto. Intanto, la Sinclair Oil, prestanome della multinazionale americana del petrolio Standard Oil, ha ottenuto dal governo Mussolini l'esclusiva per la ricerca e lo sfruttamento di tutti i giacimenti presenti nel territorio italiano, per 90 anni e senza tasse. Un privilegio enorme, inspiegabile. Matteotti fiuta il marcio. Ma di questo chi può fornirgli le prove? Certo, l'azienda inglese British Petroleum, rimasta nell'affare a bocca asciutta. Tempestivo, Matteotti si reca a Londra. Ancora non sa. Chi tocca il petrolio muore. Sicuramente Matteotti in Inghilterra ottiene le prove della corruzione del governo Mussolini in merito alla firma della convenzione Sinclair Oil. E quasi certamente a fornirgliele sono dirigenti del Partito Laburista, che in quel momento è partito di governo. Noi sappiamo questo da un articolo del Day Herald, che è l'organo del Partito Laburista, che si spinge anche oltre. Parla addirittura di una tangente di 30 milioni. L'articolo, oltre a citare Arnaldo Mussolini come il principale, diciamo, sospettato, fa altri nomi. Tra questi cita Finzi. Finzi, che in quel momento era il sottosegretario al Ministero degli Interni, però dimissionato. Intanto, le nuove elezioni dell'aprile 1924 si sono svolte in un clima di totale violenza. Il 30 maggio, all'apertura della Camera, Matteotti chiede di invalidarle. Dal discorso trapela la sua determinazione. Condurrà un attacco contro la corruzione che si annida nel governo. Smuove un nido di vipere. Il pomeriggio del 10 giugno 1924, il giorno prima del suo discorso alla Camera, viene rapito da una squadra della CECA fascista sul Lungotevere e ucciso. Il suo corpo è ritrovato settimane più tardi. Ma la borsa con le prove è scomparsa per sempre. Quando viene aggredito sul Lungotevere, quindi viene malmenato, stordito e poi buttato su questa lancia che se lo porta via, nella colluttazione Matteotti perde fogli che escono da questa cartellina, li sparpagliati sull'asfalto. Uno degli aggressori, con molta accuratezza, li raccoglie uno a uno e se li porta via. Questa cartellina non si ritroverà mai. Quali nomi potevano contenere questi documenti? Ma uno su tutti, a mio avviso, che è decisivo per spingere poi Mussolini al delitto. E è il nome del fratello, Arnaldo Mussolini, affarista di famiglia, dentro a tutti gli affari che si possono esaminare sull'attività del governo, dentro a tutti i documenti che parlano di affari del governo fascista. Matteotti non è stato solo l'idealista audace che lotta contro il fascismo, la violenza e Mussolini. È anche questo. Ma soprattutto
è il politico detective. Il leader moderno, esperto di economia e di finanza, che non esita a porre in gioco la vita per svergognare il potere corrotto. Morto Matteotti, non si alzerà più una voce a denunciare questo sporco affare di petrolio e di sangue. Così come di molti altri. Mussolini ne è uscito bene. Con il deputato di Rovigo sono scomparse anche le prove a suo carico. A lui ora interessa la stabilità del regime. Importa poco dell'ingordigia dei suoi uomini. Lascia correre. Non solleva questioni. Matteotti è l'ultimo caso in cui la corruzione del governo fascista emerge, affiora. Perché proprio dopo la crisi Matteotti, ci sarà la nascita, la costituzione di uno Stato totalitario e quindi il soffocamento di ogni possibilità di denuncia di corruzione. Dopo il delitto Matteotti, l'interesse maggiore di Mussolini è quello di rappresentare sé e il suo regime con una facciata di onestà. Una facciata di onestà che tranquillizzi il fascista per bene, la massa per bene dei fascisti. Ma dietro a questa facciata continuano corruzioni, intrallazzi. Campo libero per arricchirsi viene dato anche al generale Emilio De Bono, il più anziano dei quadrumviri ed eroe della Grande Guerra. Governatore della Tripolitania dal 1925 al 1928. Eccolo mentre premia i capi delle truppe indigene che combattono per l'Italia fascista. Il palò di quest'anno, onorato dalla presenza dell'Alto Commissario De Bono, ha bruciato nel modo più propizio. Dal giubilo della popolazione ha espresso il suo entusiasmo esplodendo in una delle caratteristiche fantasie locali. Il gerarca Emilio De Bono era uno dei primi profittatori del regime e questo lo sapeva benissimo Benito Mussolini per una serie di segnalazioni che gli erano pervenute. De Bono approfittò della sua situazione in Africa e praticamente faceva la cresta su una serie di appalti, una ditta in modo specifico, i fratelli Scalera di Napoli. Lui aveva utilizzato un sistema vero e proprio di tangenti, ante litteram, diremmo oggi, per cui ogni impresa per vincere l'appalto doveva versare a lui e a un suo uomo, il colonnello Butturini, che gli fungeva da segretario, una percentuale all'incirca del 10%, per cui mise da parte una grossa fortuna. Non tutti, però, approvano tanta diffusa illegalità. Augusto Turati, il segretario del partito dal 1926 al 1930, avrebbe detto a Mussolini: «Il popolo, stanco di sacrifici e di soprusi, odia i gerarchi e li divide in due categorie, quella dei ladri e quella dei fessi». Sfidato dal duce a compilare la lista degli uni e degli altri, gli avrebbe consegnato due elenchi. Quello dei fessi si apriva con il suo, quello dei ladri cominciava con il nome di Costanzo Ciano. L'eroe della Grande Guerra, uno degli uomini più potenti del regime. È così influente che perfino Mussolini trova necessario farselo amico. L'alleanza è sancita dal matrimonio celebrato nel 1930 tra il figlio di Costanzo, Galeazzo, e la primogenita del duce, Edda. Costanzo Ciano dimostra con una geniale attività organizzatrice e riorganizzatrice come si servono il duce, il regime e il paese. Costanzo Ciano al varo del Transatlantico Rex. Tra un brindisi e l'altro, con noncuranza, opera tranquillamente in barba agli interessi dello Stato. È ministro delle comunicazioni. Al tempo stesso, però, è anche azionista di grandi aziende che vincono appalti di forniture statali. Aziende che portano lauti guadagni nelle sue tasche. È evidente
che questo doppio ruolo di ministro e di azionista gli permette un giro d'affari molto lucroso e certamente ambiguo. Il 30 aprile 1934 Ciano è eletto per acclamazione presidente della Camera dei Deputati. Perfino il re mal digerisce l'eccessiva libertà concessa al conte Ciano, che alla sua morte lascia un'eredità che ammonterebbe oggi a circa 700 milioni di euro. La dittatura di Mussolini, come abbiamo visto, convive con la corruzione. Eppure, nonostante tutto, una parte del popolo italiano continua a illudersi di vivere nel più onesto dei paesi. Molti, forse, non si rendono neppure conto di un nuovo diffuso e turpe malaffare che ha inizio dal 1938 con la promulgazione delle leggi razziali. È un luogo comune ritenere che la persecuzione in Italia degli ebrei sia stata qualcosa all'acqua di rose, e in particolare che la popolazione italiana, grosso modo, sia stata con loro solidale. Non è assolutamente così. Io l'ho scoperto nei fondi archivistici dell'Archivio Centrale dello Stato, a Roma, trovando valanghe di rapporti, di documenti e segnalazioni contro gli ebrei, contro ebrei accusati di essere speculatori. E qual era l'obiettivo in molti casi? Era quello di arrivare ad un sequestro, e c'era la speranza da parte di chi segnalava la posizione irregolare dell'ebreo di avere una parte delle sue ricchezze. Ricordo addirittura una segnalazione della sorella di Claretta Petacci, Miriam di San Servolo, come si chiamava, un nome d'arte di attrice cinematografica spinta dal Duce, che chiese a Mussolini di intestare a suo marito, marchese Boggiano, una azienda sequestrata ad un ebreo. Gli ebrei che possono accampare meriti particolari verso il regime hanno la possibilità di evitare l'applicazione delle leggi con la cosiddetta pratica di arianizzazione. È una procedura che deve essere svolta da un'apposita commissione impropriamente detta Tribunale della Razza. La commissione viene istituita dalla Direzione Generale per la Demografia e la Razza, la famigerata Demorazza. Questa dipende dal Ministero degli Interni e fa capo al sottosegretario Guido Buffarini Guidi. Lo vediamo nel 39 a una cerimonia al Campidoglio, a Roma. La sfilata delle sezioni convenute da ogni regione della penisola, presenziata dal sottosegretario all'interno, Sua Eccellenza Buffarini Guidi. Ci saranno avvocati e fra loro alcuni gerarchi che non esiteranno ad esigere dagli ebrei parcelle vergognose di migliaia di lire per patrocinare queste pratiche. E altri soldi serviranno per oliare i commissari. Fiumi di denaro si perdono nell'immenso mare dello sperpero per la guerra. Gli italiani iniziano ora a dubitare seriamente anche dell'onestà del Duce. Nell'ottobre del 42, un agente dell'Ovra invia un'informazione gravissima. Nella capitale corre voce che Galeazzo Ciano e addirittura Mussolini avessero depositato in una banca del Brasile la bellezza di 5 miliardi di lire. La somma sarebbe stata poi sequestrata dal governo brasiliano. E ancora, un'altra informativa. La contessa Edda Ciano si sarebbe recata in Spagna per depositare presso istituti bancari di quel paese ingenti somme e gioielli di inestimabile valore. L'informativa, che vorrebbe il duce esportatore di capitali all'estero, parrebbe notizia quasi impossibile. E invece non è del tutto campata in aria. Il vaticanista e storico Benny Lai, nel suo libro Il mio Vaticano,
rivela che Mussolini ha tenuto segreta agli italiani una sua scelta, una sua decisione che lascia tutt'oggi senza parole. Nel 1942 ha fatto accreditare su un conto dello IOR ben 3 milioni di dollari, circa 61 milioni di euro, con l'ordine di trasferirli, incredibilmente, negli Stati Uniti. Incredibilmente, sì, perché nel 1942 l'America è già nazione nemica. Questi 3 milioni di dollari, infatti, affiorano immediatamente dopo la morte del dittatore, nel 1945, quando la Banca del Vaticano decide che sia giusto farli avere all'Italia post-fascista, l'Italia del governo Bonomi. Non ancora una repubblica, ma già un paese libero. Vedremo adesso un capitolo dedicato a un personaggio femminile molto importante nell'Italia fascista, Maria José, principessa del Belgio, che nel 1930 avrebbe sposato Umberto, l'uomo destinato a diventare re, il figlio di Vittorio Emanuele III, ma che sarà solo re per un mese nel 1946, il re di maggio. Bene, Maria José, arrivata in Italia, a poco prende piede dapprima nell'alta società italiana, ma poi diventa un punto di riferimento per Zanotti Bianco, Benedetto Croce, Guido Conella, Elio Vittorini, tante personalità antifasciste in modo più o meno pronunciato, ma sicuramente non del regime. E soprattutto dal 1942 diventerà interlocutrice di un personaggio importantissimo nel mondo della Chiesa, Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, ma già allora una grande eminenza politica della Chiesa di Pio XII. E questo ruolo farà sì che Maria José avrà una parte non indifferente nel far cadere il fascismo con la congiura del 25 luglio 1943. Maria José nasce a Ostenda, in Belgio, il 4 agosto 1906. È la terzogenita di Alberto I di Sassonia e di Elisabetta Wittelsbach, duchessa di Baviera. Fin dalla nascita, il suo destino è segnato. Un destino che ha un nome e un volto. L'erede al trono d'Italia, Umberto di Savoia. Un matrimonio combinato. Si dice che il loro vero primo incontro fu nel 1917, quando lei aveva 11 anni e lui 13. Quindi la ragazzina ha sempre saputo di dover sposare l'erede al trono italiano. Era un buon matrimonio per entrambi. Le dinastie cattoliche in Europa sono poche e i sovrani del Belgio vedono nei Savoia, già alleati nella Prima Guerra Mondiale, un'ottima sistemazione per la figlia. Si avvia l'opera di italianizzazione della principessa. Il 22 marzo del 1917 Maria José arriva in Italia, a Firenze. Studia al Collegio della Santissima Annunziata a Poggio Imperiale. Il suo innamoramento per l'Italia è immediato. Così la descrive una sua insegnante. Mademoiselle è bionda e i suoi capelli sono corti e ricci. È alta e magra per la sua età. I suoi occhi sono blu-grigio.
Un piccolo naso all'insù e un sorriso malizioso le danno l'aria di una che muore dalla voglia di fare delle sciocchezze. È un vero capobanda. Pochi mesi dopo, il primo incontro con Umberto. Ecco come Maria José, anni dopo, racconterà quel giorno. A me, al primo impatto, Umberto risultò indifferente. Mi piacque molto di più sua sorella Yolanda. Con lei ci divertimmo moltissimo. Umberto, invece, non disse una parola. Umberto, un adolescente silenzioso e schivo. Ma non è solo carattere. Umberto è educato a essere così. È l'educazione dei Savoia, militaresca, autoritaria. Questo però Maria José ancora non lo sa. Dal 1925 fino al 1930, gli incontri tra Maria José e Umberto sono rarissimi. Il principe si stabilisce al Palazzo Reale di Torino come tenente di fanteria. Sono questi gli anni più felici della sua vita. Si abbandona alle sue naturali inclinazioni da viveur. Non ha tempo per l'amore con la A maiuscola. È troppo preso da quella vita spensierata, fatta di feste, balli, canzoni alla moda. Intorno a lui dame di corte e tante ammiratrici. Ammiratori. Ma da quelle dì io vidi te, ormai l'amore io so cos'è. La soubrette italiana Carla Mignone, in arte Emily, dice di lui: io t'amo tanto. Il principe ha il genio del flirt e Umberto di Emily, così carina, deliziosa, elegante. Siamo nel 1926. Nei salotti torinesi si mormora di incontri segreti, di fughe in automobile, di mazzi di rose rosse, si parla di amore. Ma sono solo carezze, sorrisi. Bruscamente il re Vittorio Emanuele richiama il principe all'ordine, imponendogli di interrompere quella scandalosa relazione. Umberto deve sposarsi per il bene della corona. La promessa di matrimonio però tarda ad arrivare. In quel periodo Maria José riceve da Umberto solo delle laconiche lettere. La ragazza si offende. Rompiamo e non pensiamoci più, dice un giorno molto turbata. Comincia a chiedersi quale sia la verità. È giunto il momento che Umberto ponga fine alla sua vita da scapolo. È un ordine del re. Negli ambienti mondani non si parla che del principe. Alcune sue frequentazioni lasciano perplessi. Le voci sono forti, si allude alla sua presunta omosessualità. Uno scandalo. La polizia fascista ci ricama sopra. Per Casa Reale, il matrimonio è il solo rimedio possibile. Nel 1924 Umberto aveva compiuto questo viaggio a Buenos Aires. La conseguenza di questo fu che si iniziò a tenere un dossier dove si alludeva a dei festini nei quali Umberto avrebbe coinvolto anche dei militari argentini. Nelle relazioni che venivano mandate dall'Ovra erano festini di tipo omosessuale.
C'è stato un diario di un partigiano, Montanari, che subito dopo la guerra raccontò di essere stato corteggiato insistentemente da Umberto, tanto da ricevere un oggetto su cui c'era scritto «Dimmi di sì». Addirittura si raccontava di giovani ufficiali che venivano omaggiati da diamanti o dai gigli o da altri oggetti. E poi si era raccontato all'epoca sia dell'amore con Luchino Visconti, sia di un pomeriggio passato con Primo Carnera. E lo stesso Primo Carnera, il pugile, aveva ammesso che Umberto gli aveva chiesto di fare una nuotata davanti a lui. Un pomeriggio di settembre del 1929, Maria José annuncia ai genitori: «Et maintenant, c'est fait. È fatta. Umberto ha chiesto la sua mano». Ecco una foto che li ritrae in quel preciso momento. Non si capisce chi sia veramente contento. Il corpo di re, principesse e soprattutto regine appartiene allo Stato, non alla persona. Ai principi viene dato il regno, ma gli viene negato l'amore. Questo è il dramma di Maria José. Il 23 ottobre il principe italiano è in visita ufficiale in Belgio. Lo vediamo mentre viene accolto alla stazione da re Alberto. Lo stesso giorno il principe rende omaggio alla tomba del milite ignoto. Durante il percorso, uno studente italiano antifascista, Ferdinando De Rosa, spara alcuni colpi di pistola contro Umberto, mancandolo. Il principe rimane impassibile, quasi imbalsamato nella sua uniforme da colonnello piena di decorazioni. «Gli attentati fanno parte degli incerti del mestiere di un sovrano», dichiara. Maria José, informata del pericolo scampato dal promesso sposo, rimane colpita dal suo coraggio. Molti anni dopo, così scrive nel suo diario: «Il suo portamento di fronte all'attentato fu per me una rivelazione. Lo vidi in modo completamente diverso. Era bello, colto ed elegante. Mi attraevano i suoi occhi neri e la carnagione olivastra». Una nota romantica a cui segue: «Qualcuno aveva avvertito mia madre che se avessi sposato il principe di Piemonte sarei andata incontro alle peggiori catastrofi». Chissà se avesse ascoltato quelle voci. Roma, Palazzo del Quirinale, Cappella Paolina. 8 gennaio 1930, il giorno delle nozze. Un matrimonio da favola? Realtà o apparenza? Un lungo corteo di 1000 invitati, nobili e teste coronate. Un susseguirsi di pranzi, rinfreschi, balli. Nel cielo, le iniziali degli sposi, disegnate da uno stormo di apparecchi. Maria José indossa un abito di velluto bianco cucito dalla Sartoria Ventura di Milano, su bozzetto dello stesso principe Umberto. Maria José all'ultimo momento si accorse che le maniche erano state cucite, al contrario fece una scenata e le strappò con un filo di isterismo, e fu questo il motivo per cui, nonostante la temperatura e la giornata invernale, Maria José era sbracciata ma con dei lunghissimi guanti bianchi. Un vestito strappato, un graffio, una lacerazione alla sua femminilità. Quest'abito era molto pesante, lei se ne lamentava molto, specialmente dello strascico che pesava svariati chili. Lei al braccio del padre disse che si sentiva una Madonna in processione. E Maria José, al momento di firmare l'atto di matrimonio, si sentì dire, insomma, che doveva firmare col suo nome italianizzato, ossia Maria Giuseppina. Ma lei difese con stizza questo nome, dicendo che era il nome della sua nonna, Maria José di Braganza. Da quel momento i giornalisti, per non scontentare né la principessa né il duce, la chiamarono solo Maria di Piemonte. In piazza del Quirinale, durante la cerimonia, anche alcuni agenti dell'Ovra, la polizia segreta di Mussolini.
Così scrivono in un rapporto al Duce. Ci è parso che l'entusiasmo della folla superasse il livello di una semplice simpatia. Riteniamo pertanto che tanta ostentata ammirazione abbia in realtà un significato politico. Per criticare l'operato del governo, applaudono ai principi del Piemonte. Già durante il viaggio di nozze, la principessa comincia a realizzare quanta poca intimità ci sia con il consorte. Umberto sceglie di passare la luna di miele a Courmayeur, nella casa di Cinzano Marone, ma non è una casetta intima da coppia, è in realtà una baita di montagna, uno chalet in cui si ritrovano tutti i suoi amici. Tant'è che si parla di una telefonata allarmata dal Belgio stesso, del padre di Maria José Alberto, in cui si dice ma insomma questi due giovani sposi non rimangono mai da soli, e lo stesso Vittorio Emanuele III cercò di invitare il figlio ad adempiere subito ai suoi cosiddetti doveri coniugali. La coppia vive a Torino, nel palazzo reale settecentesco di Racconigi. Maria José è una giovane donna moderna, anticonformista, poco incline ad accettare il rigido protocollo di casa Savoia. Ama fare escursioni in montagna, scala il Cervino, il Monte Rosa e il Monte Bianco. Lo sport, anche estremo, è il suo modo di gioire della vita. I rapporti con i suoceri sono pochissimi e estremamente freddi. I rapporti tra re Vittorio Emanuele e Maria José, la nuora, non sono dei più facili. Lei è nordica, aperta e liberale, è afascista, anticonformista. Lui, il re, così piccoletto, è in imbarazzo con questa stangona alta quasi 2 metri. Nel suo diario privato scrive: mi sentivo come una farfalla prigioniera in un bicchiere capovolto. Le volte che parlai con il re quasi si contano sulla punta delle dita. Provavo disagio quando ero con lui. Credo che la cosa fosse reciproca, perché un gentiluomo di corte mi confidò che mio suocero mi chiamava la belga. Un orario precisissimo regolava i tempi di ogni istante della nostra vita. Nessun vero contatto con il mondo esterno. Uno sguardo alla Torino degli anni 30. Queste immagini, ritrovate nell'archivio Home Movies di Bologna, raccontano di una città moderna, vitale. Maria José, nei momenti di svago a lei concessi, presenzia numerose occasioni mondane, come l'inaugurazione delle collezioni di moda italiana. Le modelle sfilano e si inchinano. La principessa ama la moda italiana. La vestono i migliori sarti del paese. Se si dovesse dire del look di Maria José, era sicuramente anticonvenzionale. Nei ricevimenti aveva questi manti di corte che erano delle piccole opere d'arte, però nel privato invece era molto nordica e quindi indossava facilmente i pantaloni. Fu a un certo punto costretta a lisciare i suoi capelli perché si ritenevano troppo ricci e ribelli per i gusti di Umberto. Aveva le fasce dei capelli anche perché c'era questa moda, no, di questi capelli un po' tagliati alla garçon. Giovane, bella, seducente. Attrae attorno a sé uomini di corte, intellettuali. È il 1931. A Napoli, Umberto viene salutato dalle camicie nere.
è stato appena nominato generale della 25esima brigata di fanteria di questa città. A Napoli i principi conducono vite separate. Qui Maria José è felice, o almeno così sembra. Può finalmente allentare gli stretti vincoli di casa reale e conosce persone che le saranno amiche negli anni a seguire. Umberto Zanotti Bianco, archeologo, meridionalista e ideatore dell'Associazione per gli interessi del Mezzogiorno, ANIMI, sarà a lungo a fianco della principessa. Il loro è un rapporto molto intimo. Si parla di una relazione fra i due. Ecco alcune rare fotografie recuperate nell'archivio dell'ANIMI, che li ritraggono insieme. L'amicizia di Maria José e Umberto Zanotti Bianco è un'amicizia bellissima. Camminano spesso di notte a Roma. Maria José lo paragonava a una asceta perché aveva questo volto scarno. C'è da dire che tra i due ci fu, oltre alla stima e all'amicizia, una tenerezza che è manifesta non solo nelle immagini ma anche in quello che loro scrivono nei loro rispettivi diari. In una pagina del suo diario, Zanotti Bianco scrive di aver atteso nella veranda del palazzo dove si trovava Maria José, la principessa, per più di un'ora. Quando lei è arrivata, lei gli ha preso la mano, si è accorta che era molto fredda, quindi l'ha trattenuta a lungo, lui scrive, nelle sue mani, e poi ha detto: "Come fredda, non avreste mica preso del freddo per me". Nel 1932, Umberto Zanotti Bianco presenta alla principessa il filosofo Benedetto Croce. Maria José ha sempre amato circondarsi di intellettuali e presto sono passati prima nella fronda e poi decisamente nella parte antifascista. E la sua conversione all'antifascismo in qualche modo è legata anche a queste frequentazioni, in particolare penso a Benedetto Croce, a tutto l'ambiente liberale, ecco. Il controllo della corte sabauda è pressante. L'erede tarda ad arrivare. Addirittura il re Vittorio Emanuele, nel 1932, fa visitare Maria José da uno specialista tedesco. Finalmente, il 24 settembre 1934, nasce Maria Pia. Si parlò moltissimo di un aiuto a questa gravidanza, Un professore dell'Università di Napoli, un ginecologo che, parlando di fecondazione artificiale, aveva fatto l'esempio di Maria Pia di Savoia. Poi ci fu anche i salotti culturali, in modo particolare Pirandello e Moravia allusero a questo ricorso alla fecondazione artificiale. . 1935, l'Italia dichiara guerra all'Etiopia. Questo è il momento di maggior vicinanza fra Mussolini e Vittorio Emanuele. Maria José non rimane a guardare. Partecipa all'impresa coloniale come infermiera della Croce Rossa. Diventa così una figura importante per la corona. Si delinea uno scacchiere dove ciascun personaggio ha un ruolo. Il duce cerca terre di conquista. Il re vuole diventare imperatore. La principessa deve dimostrare che è attiva, viva, quanto più il rapporto con Umberto sta andando in frantumi. Il 14 marzo 1936 parte per l'Africa orientale. Qui la vediamo mentre sale a bordo della nave ospedale Cesarea. Nei suoi viaggi in Africa, Maria José ritrova l'amico e confidente Italo Balbo, governatore della Libia. Tra loro c'è una simpatia molto affettuosa. Il 12 febbraio del 1937, 101 colpi di cannone annunciano la nascita di Vittorio Emanuele, l'erede al trono e il futuro re d'Italia. Per 3 giorni la nazione è imbandierata e le luci rimangono accese anche di notte negli uffici pubblici.
15 febbraio 1939. Ecco Vittorio Emanuele a 2 anni, con la tata che lo aiuta a fare il saluto fascista. La madre, Maria José, lo blocca. La principessa è sempre più ostile al duce e alla sua politica. Maria José, nei confronti di Mussolini, ha avuto un atteggiamento, direi, quasi ambiguo. All'inizio l'ha ammirato, francamente. Poi ha iniziato subito ad esprimere dei giudizi severi e alla fine, dopo l'alleanza degli italiani con i tedeschi, è passata ad un giudizio negativo, è diventata antifascista. Sul personaggio Mussolini ha però sempre tenuto un atteggiamento quasi divertito, direi. Nel senso che sicuramente Mussolini ha provato a sedurla, ci sono alcuni episodi anche divertenti, e lei è riuscita a cogliere l'aspetto grottesco anche di quest'uomo. Per esempio il suo modo di gonfiare il petto. Quanto è vero che Mussolini e Maria José sono stati amanti? Stando alle testimonianze, al diario di Claretta e a qualche osservazione di Ercole Boratto, il suo autista, si sarebbero visti nell'estate del 38, incontrati piuttosto intimamente, sulla spiaggia di Castel Porziano, dove a Mussolini era stato concesso come privilegio un capanno privato. Le prime volte Maria José si reca con mezza corte, con le guardie del corpo, poi un po' alla volta, via via, sempre sola, finché non giunge con la sua guardarobiera, che si defila all'improvviso. Fanno una nuotata e poi sembra che abbiano avuto un rapporto intimo, abbiano fatto l'amore. A Berlino, il 22 maggio del 1939, viene siglato il patto d'acciaio con la Germania. Per Maria José è un momento drammatico. Le crolla il mondo intorno. Ricorda così quei giorni terribili. Per me il patto d'acciaio assumeva conseguenze ancora più tremende. Era evidente che se Hitler avesse dichiarato guerra alla Francia, avrebbe invaso il Belgio e l'Italia doveva seguirlo. Così mi sarei trovata ad essere la principessa ereditaria di uno Stato alleato con l'invasore del mio paese di origine. Galeazzo Ciano scrive nel suo diario che la principessa chiamava i tedeschi porci e bugiardi. Nel 1939, Maria José riceve il grado di prima ispettrice della Croce Rossa Italiana, lo stesso che aveva avuto sua madre durante la Prima Guerra Mondiale. Un triste ricordo, un ancor più triste presagio. Venti di guerra, infatti, stanno scuotendo l'Europa. I principi di Piemonte non vengono neanche informati dello scoppio della guerra. Lo apprendono accidentalmente a Napoli da un pescatore. È il primo settembre 1939. Maria José si sente sempre più stretta alla famiglia d'origine quanto più l'Italia la delude e la ferisce. Le sue preoccupazioni sono aggravate dal fatto che è di nuovo incinta e che certa stampa di regime insinua dubbi per screditare, ancora una volta, Casa Savoia. Il pettegolezzo è forte. Si parla di una presunta relazione della principessa con il duca Amedeo d'Aosta, allora viceré d'Etiopia. Napoli. La folla a Piazza Plebiscito acclama la nascita di Maria Gabriella di Savoia. È il 24 febbraio del 1940. Maria Gabriella è la terzogenita. Per lei vengono appesi nastri rosa su tutti i portoni, issate le bandiere. Le ultime in tempo di pace. Hitler ha invaso il Belgio. E Maria José non si rassegna a rimanere in un angolo.
vorrebbe intervenire nella politica estera dei Savoia, quantomeno per intercedere presso Hitler per il suo paese. Ma Vittorio Emanuele rimane fermo nelle sue posizioni. In casa Savoia si regna uno per volta. Umberto deve rimanere fuori dagli affari del regno. Tanto più ai margini deve rimanere la belga. Maria José convoca a Roma, nell'aprile del 1940, gli amici Italo Balbo e Amedeo d'Aosta. Li sollecita a intervenire presso il duce per evitare l'intervento in guerra. Così scrive nel suo diario. Qualcuno doveva parlare apertamente a Mussolini, dichiarargli che il popolo non voleva combattere a fianco dei tedeschi. Il 10 giugno del 1940 anche l'Italia entra in guerra. Maria José si sposta immediatamente sul fronte occidentale come ispettrice della Croce Rossa Italiana. Visita gli ospedali, incontra e conforta feriti militari e civili. Nell'ottobre del 1940 va a trovare Hitler a Berchtesgaden. Così racconta quell'incontro. Hitler non era bello e non era simpatico. Gli ho chiesto che acconsentisse che il Belgio ricevesse delle provviste alimentari e del grano, perché era alla fame. Ho anche chiesto delle condizioni migliori per mio fratello Leopoldo, che era obbligato a stare chiuso in un castello. Mi disse di no, non sembrava d'accordo su nulla. Mentre ero lì e parlavo con lui, pensavo a una sola cosa: andare via al più presto. Nel 1942 l'impegno politico di Maria José diventa concreto. Incontra numerosi esponenti dell'antifascismo. Molti di loro sono amici di vecchia data: Zanotti Bianco, Guido Gonella, Benedetto Croce, Elio Vittorini. Questi appuntamenti clandestini avvengono a Roma, nella garçonnière di Maria José al Quirinale e nel laboratorio di restauro dell'amica Sofia Iaccarino al Palatino. In questo laboratorio avvenivano, diciamo, gli incontri antifascisti, perché era una buonissima scusa. Allora avevano collocato le cose in modo che ci fosse un'uscita secondaria da dove l'ospite di turno, quando arrivava la polizia, diciamo, potesse scappare facilmente. E specialmente quando poi comincia a soggiornare più spesso al Quirinale, se doveva parlare di cose di natura politica o riservata, riceveva le persone nel bagno in modo da poter tirare lo sciacquone durante la conversazione e così evitare il rischio di cimici, perché lei ripeteva, c'erano anche allora, sa, era un suo tormentone, diceva sempre questo. La principessa intesse anche importanti relazioni diplomatiche con il Vaticano. Il 3 ottobre 1942 Maria José incontra Monsignor Montini, sostituto alla Segreteria di Stato. Su di lui, dice, si può contare. Si è fatta l'idea che la strada della diplomazia vaticana sia una delle possibili, anzi la migliore, per prendere contatto con Londra e Washington. E ipotizzare una uscita dell'Italia dalla guerra, con onore e senza troppi danni per l'Italia e per gli italiani. La Real Casa, informata di questa iniziativa dal ministro Pietro d'Acquarone, non approva, anzi, conferma il suo atteggiamento anticlericale e anche rancoroso verso Maria José. Da questo momento, la principessa continua la sua attività, potremmo definirla di cospiratrice, in maniera del tutto autonoma. In molti sperano in una reggenza di Maria José che porti l'Italia fuori dalla guerra, ma il corso degli eventi prende un'altra drammatica piega. Siamo ormai nel 1943. Il 10 luglio gli alleati sbarcano in Sicilia. Il 19 luglio Roma viene bombardata. I morti saranno 3.000, 11.000 i feriti.
L'idea che la monarchia e il pontificato possano proteggere la città eterna dalla guerra viene sepolta sotto le macerie del quartiere di San Lorenzo. Qui Maria José è l'unica, insieme a Pio XII, a incontrare i sopravvissuti. Nessun esponente del governo si reca in visita ufficiale nel quartiere, tantomeno nessun esponente di Casa Savoia. Il coraggio di Maria José ancora una volta dà fastidio. Sei giorni dopo il bombardamento di San Lorenzo a Roma è la fine del regime fascista. Il 25 luglio, dopo il Gran Consiglio del Fascismo, Mussolini viene destituito e fatto arrestare dal re. Lasciamo il ricordo di quell'evento alle parole di un'anziana Maria José nell'intervista di Enzo Biagi nel 1983. Come ha vissuto il 25 luglio? Come lo ricorda? Beh, me lo ricordo, sì. Che eravamo tutti felici, no? Che fosse caduto il fascismo, ma il fatto che Badoglio diceva la guerra continua ci ha un po'... insomma... Lei come lo seppe? Lo sentivo per le strade, si sentiva urlare, gridare. Hanno buttato giù la statua di Mussolini che stava lì a Via della Tetteria, indietro al Quirinale. La sua gioia si spegne rapidamente. Dalle poche lapidarie parole di Badoglio: Altezza Reale, lei complica solo le cose. Deduce amaramente quanto poco sia considerato il suo impegno. Si confida con l'amico Umberto Zanotti Bianco. Questo il loro drammatico colloquio. Qual è l'accusa esplicita che le fanno? Di aver complottato con i liberali, io donna, e di aver favorito un movimento per la reggenza. Pare che il re sia furente per l'ostilità sempre più vasta e più esplicita del popolo italiano contro di lui, come se fossi stata io a crearla. E irritatissimo è anche il principe, come sempre, succube del padre. Come punizione, il 7 agosto è spedita insieme ai figli a Sant'Anna di Valdieri, la residenza estiva dei Savoia sulle Alpi Cuneesi. Quel buco lo definisce Maria José. Da poco ha avuto la sua quarta figlia, Maria Beatrice, nata il 2 febbraio del 1943. Gli alleati intanto stanno risalendo la penisola. L'8 settembre 1943 viene annunciato l'armistizio. Maria José riceve nuove istruzioni dal ministro Acquarone. Deve lasciare l'Italia e fuggire in Svizzera. Vittorio Emanuele e Umberto non le inviano neanche una nota. Scortati dall'esercito, lasciano Roma, prima verso Pescara, poi raggiungono Brindisi. Una fuga vera e propria. Una macchia indelebile per Casa Savoia. Così affermano in molti. Maria José riesce a raggiungere con i figli la Svizzera. Durante quel viaggio ha modo di sperimentare quale fosse il pensiero dell'opinione pubblica nei confronti dei Savoia. Le parole più gentili che ci rivolsero furono vigliacchi e traditori. Maria José è in stretto contatto con la comunità italiana. Da così la loro amicizia. Lo invitò alla prima. Ci ha pensato lei, ha fatto tutto lei. Ma come? A un certo punto mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Montanelli, lei non deve vedere in me l'altezza reale, lei deve vedere in me la donna. E allora ho capito tutto. Il 6 giugno 1944, dopo un lungo e durissimo inverno di occupazione nazifascista, Roma è finalmente libera. Su pressione degli alleati e delle forze politiche italiane, Vittorio Emanuele III, che non può tornare a Roma, nomina Umberto luogotenente generale del regno. Il principe rimane tuttavia un re senza corona. Che cos'è la luogotenenza? È uno strumento giuridico con il quale il re, che è obbligato a rimanere a Napoli, attribuisce al figlio Umberto
tutte le competenze a legiferare per suo nome. E si guardi bene, è diversa dall'abdicazione. Con l'abdicazione il re rinuncia, abdica a tutti i suoi diritti. Con la luogotenenza invece li sospende soltanto. Maria José, ancora una volta, si rivolge all'amico Zanotti Bianco. A lui confida. La monarchia non ha più futuro. Per fortuna Vittorio Emanuele è appassionato di meccanica. Ne farò un ingegnere. Aprile del 1945. L'Italia è un unico cumulo di macerie. Maria José è tornata a Racconigi, ma solo nel mese di giugno del 1945 Umberto le consente di tornare a Roma. Non si vedono da 2 anni. Perché questo ritardo nel richiamare nella capitale la futura regina? Si dice che Umberto tema l'arrivo della moglie perché in tanti, personaggi politici e uomini di cultura, chiedono che sia lei e non il marito a regnare fino alla maggiore età di Vittorio Emanuele. Per molti intellettuali, con Benedetto Croce in testa, quella è l'unica via per salvare una monarchia che, agli occhi dell'opinione pubblica italiana, è indissolubilmente compromessa con il fascismo. Il 9 maggio del 1946, finalmente Vittorio Emanuele III abdica a favore del figlio Umberto. Un foglio di carta bollata da 12 lire. Su questo di suo pugno, Vittorio Emanuele III ha scritto alle ore 15:15 del 9 maggio la propria abdicazione a favore del figlio. Il nuovo re firma il suo proclama al popolo italiano. Davanti a Dio e alla nazione, giuro di osservare lealmente le leggi fondamentali dello Stato che la volontà popolare dovrà rinnovare e perfezionare. Maria José diventa regina, la regina di maggio. La notizia la coglie di sorpresa mentre è a Cassino, in visita alle rovine dell'abbazia, bombardata dagli alleati. Umberto è a Napoli, dove alle 19:45 saluta il padre Vittorio Emanuele III e la madre Elena, mentre salgono sull'incrociatore Duca degli Abruzzi, che li porterà in esilio ad Alessandria d'Egitto. Per la belga non c'è stato neanche il tempo o, chissà, il desiderio di un saluto. Il regno di Maria José durerà meno di un mese. Di questi 24 giorni da regina scrive: per me è difficile ricordare del cosiddetto regno di maggio qualcosa di diverso da ansie, trepidazioni e amarezze. E poi il 2 giugno il referendum. Gli italiani, il 54% degli italiani, uomini e donne, scelgono la Repubblica. Un nuovo inizio, una nuova pagina della storia d'Italia nella quale non c'è più posto per re e regine. Il referendum monarchia-repubblica per i coniugi reali in realtà sembra quasi la metafora del loro rapporto. Entrambi votano scheda bianca. Giugno 1946. Maria José e Umberto salutano la folla riunitasi davanti al Quirinale. Poi, con i 4 figli, lei parte per l'esilio in Portogallo. Dopo qualche giorno, la raggiunge il marito Umberto. Eccoli durante una visita ufficiale in Spagna. Sono fra le poche immagini pubbliche della loro vita in esilio. I due rimangono insieme ancora per poco. Maria José si trasferisce in Svizzera, a Merlange. Dopo poco la raggiunge il figlio, Vittorio Emanuele, e poi le figlie. È una vera e propria separazione dal marito.
Umberto in esilio è una figura, devo dire, progressivamente triste e patetica, oserei dire. Diventa sempre più religioso, anzi direi diventa quasi bigotto, tanto quanto Maria José continua a vivere nel mondo. La vita di Maria José offre ancora delle sorprese. Non si limita a fare la regina in pensione. Inizia a scrivere e a viaggiare. Eccola a stupire tutti quando nel 1961, in piena guerra fredda, sceglie di visitare Mosca insieme alla madre Elisabetta. E ancora a Pechino, al fianco di Mao Zedong. Eccola con Charlie Chaplin in Svizzera. Sono, ancora una volta, gesti anticonformisti di una donna che conformista non è mai stata. Nel 1965, Maria José, in viaggio verso il Medio Oriente, costeggia il litorale campano e, per la prima volta, rivede l'Italia. Questo il suo racconto commosso. Riammirai con grande emozione Ischia, Procida, gli alberghi di Posillipo e Villa Rosberi. Rispettando la legge dell'esilio, rimasi in cabina. Che cosa le manca dell'Italia, maestà? Oh, mi manca tante cose dall'Italia. Mi manca prima la bellezza del paese, il caldo, il sole e poi il calore umano che gli italiani danno, che forse gli altri paesi ce l'hanno meno. Quali sono, secondo lei, le qualità vere degli italiani? Ma quello, l'umanità. E i difetti? Difetti? Ma quello dipende da una persona all'altra, no? Non come popolo? No. Come popolo, no. Forse sopporto. Ho sopportato troppo tempo il fascismo. Maria José muore il 27 gennaio del 2001, a 95 anni, nell'ospedale cantonale di Ginevra. Maria José aveva sposato Umberto di Savoia nel 1930, divenne quasi una signora di straniera, di buone usanze, di buoni costumi, capace di intrattenere gli ospiti, divenne un punto di riferimento per la Roma e per l'Italia antifascista. Questo ruolo di Maria José, spesso dimenticato, fu invece molto importante negli anni 30, perché negli anni 30 l'Italia, che non credeva al fascismo, era un'Italia minoritaria, il fascismo godette del massimo consenso negli anni 30, ma questa Italia minoritaria riuscì sempre a trovare un lumicino acceso nella casa, un lumicino acceso ideale, nella casa di Maria José, e come tale è giusto che la storia la